Backstage di Company Contatto a Treviso, siamo con i Lost che ci fanno Allora, come sta andando? Alla grandissima, meglio di così potrebbe andare. Allora, io vi ho visti, ci siamo visti anzi l'anno scorso a Vicenza spaccavate di brutto, siete ritornati con un singolo nuovo, state continuando a spaccare e soprattutto, io non lo so, questo singolo che avete fatto nuovissimo e mi piace, secondo me è un po' un cambiamento per voi, non lo so, l'ho letto quasi come un cambiamento, è possibile? È un cambiamento perché ci ha portato in nuove strade, abbiamo osato. Abbiamo fatto qualcosa che prima non abbiamo fatto, abbiamo aggiunto degli strumenti come le cornamuse che hanno arricchito il nostro suono rendendolo più esotico, abbiamo raccontato un po' la vita del cantante, quello che stiamo vivendo noi tutti i giorni e speriamo che il pubblico apprezzi questo sforzo. Noi apprezziamo moltissimo, soprattutto anche i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Company stanno richiedendo tantissimo il vostro disco, quindi la cosa ci fa piacere. Cosa state facendo in questo periodo? Cosa state facendo? Con la giornata tipo del Lost? No, i Lost stanno tourreggiando, stiamo andando in giro per l'Italia, suoniamo, portiamo la nostra musica e pensiamo al futuro ovviamente. Un periodo di pausa quando ve lo prenderete? Fra una ventina d'anni poi. Ah, allora, in bocca al lupo, ci mancherebbe. Domani mattina cosa succede? Domani mattina si dorme, poi si riparte per la prossima data. E per le prove dell'acustico nuovo che dobbiamo fare, insomma siamo sempre comunque impegnati. Ok. Questa non esiste. C'è qualcuno che vorreste salutare o ringraziare per quello che vi sta succedendo, per le cose, per i successi che state avendo? Ma noi ringraziamo sempre le fan e tutte le persone che ci seguono, che sono comunque le persone più importanti che abbiamo in questo momento. E allora? E tutti i discografici, produttori che ci hanno sempre seguito e creduto in noi. Beh, insomma, noi vi auguriamo un sacco di fortuna, però non si dice perché porta un po' sfiga. Un sacco di successo, forse va già meglio, dai. Vediamo che questo lupo crepi prima o dopo. Prima lui. Allora, un saluto dei Lost a tutti gli ascoltatori di Radio Company che ci stanno anche guardando sul web. Grazie, ciao, un saluto dai Lost a tutti gli ascoltatori di Radio Company. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti, a presto. Ciao.